Chioggia Spadacchia è un'opera multimediale che si può scaricare da internet, si trova su tutte le piattaforme internazionali in tutto il mondo, perché è distribuito in tutto il mondo, e è un'opera divisa in albi, quindi può ricordare da questo punto di vista a livello strutturale il fumetto. E ogni albo consta di circa 30-40 pagine, formato iPad verticale, e unisce testo narrativo, immagini di due tipi, illustrazioni e disegni, e musica. Quindi sfogliando l'albo si può ascoltare contemporaneamente la musica, osservare le immagini e leggere il testo. È un, diciamo, un tipo di esperimento che ho voluto fare un anno e mezzo fa, unire queste diverse arti insieme, e volevo fornire una coreografia alla mia storia che mi permettesse di concentrarmi principalmente sulla coscienza di un uomo che si sviluppava all'interno dei vari albi. E per rendere questo più friendly, diciamo così, più affascinante, più fruibile, leggibile da tutti, ho pensato che di dargli una coreografia che potesse anche diciamo accompagnare il lettore in ciò che accadeva. Ciò che accade è qualcosa di molto particolare, perché in realtà parla della vita apparentemente normale di un uomo, ma in realtà tutto ciò che accade in questi albi è molto surreale e al limite del paradossale, e quindi difficile spiegare, diciamo, sintetizzare ciò che è Gio Spadacchia. In realtà è una, si può, per sintetizzare molto velocemente, si può dire che è un'avventura interiore che si riflette in una serie di avventure esteriori che credo, spero, siano appassionanti per il lettore, e che vengono portate avanti esattamente con lo stratagemma del fumetto, quindi diciamo una serie di episodi diciamo legati l'uno all'altro, non solo dal personaggio ma anche da un messaggio che si sviluppa nel tempo. Attualmente sono usciti 7 albi e l'ottavo sta per uscire, dovrebbe uscire verso gennaio, e è tradotto anche in inglese e sta avendo un buon successo in Europa. Gli Stati Uniti ancora non abbiamo la capacità di penetrazione per ora sul mercato, la promozione, però insomma speriamo che poi l'Europa faccia da cassa di risonanza anche per gli Stati Uniti. Però sta andando molto bene nei paesi vicini all'Italia, tipo Austria, Svizzera, Francia, Inghilterra, Germania, dove diciamo abbiamo il nostro distributore. È un'esperienza all'inizio e speriamo tutti che possa andare avanti e possa prendere campo, perché riteniamo che poi una parte del futuro dell'editoria sia proprio in questi enriched ebook, cioè questi ebook che uniscono al testo la multimedialità. Ecco, un'esperienza. Allora, volevo precisare che non c'entra niente, cioè può avere l'aspetto, la sembianza di un fumetto, ma non c'entra assolutamente niente, anzi affronta argomenti molto complessi che non sono assolutamente semplici. Proprio per questo ho voluto dargli una veste il più possibile simpatica, proprio perché dovendo dire tanto in poco, volevo che questo tanto fosse assorbibile dal lettore in maniera non esageratamente pesante. Io credo che una parte del futuro, io non credo che il libro stampato finirà mai, perché è una parte del nostro passato, del nostro presente e sicuramente del nostro futuro, come la internet non ha sostituito la televisione, la televisione non ha sostituito i giornali, la radio, cioè sono mezzi diversi per esperienze e comunicazioni diverse.
Credo però che siano esperienze interessanti queste della multimedialità, perché vanno a stimolare delle sfere sensoriali diverse unendole insieme, e chiaramente la lettura insieme alla musica, insieme a immagini, nel caso di Lo Spatacchia no, sono tutte immagini fisse, ma alcuni già fanno esperimenti con immagini in movimento. Non è facile, non è semplice, si può creare un po' di confusione, però in ogni caso, insomma, nel momento in cui avremo trovato la via per unire tutte queste cose, diciamo, una cosa diversa, non è cinema, perché il cinema già c'ha musica, immagine, tutto, però racconta una storia che può essere come la nostra realtà, diciamo, trasportata su una pellicola. Qui è una cosa diversa, perché è un'operazione intellettuale dove c'è un testo, ovviamente, e quindi si legge un testo, però stimolare contemporaneamente sfere sensoriali diverse significa andare a stimolare diversi settori del nostro essere, diciamo, e questo vuol dire riuscire anche a penetrare più profondamente nel lettore con il messaggio che si vuole dare. Io quindi, chiunque abbia una storia raccontabile, perché non è facile assolutamente trovare una storia raccontabile in questo modo, cioè mi sono dovuto anche un po' inventare un genere mio a livello proprio di scrittura, di stile, di struttura dell'albo, per poter unire queste arti diverse. Non è assolutamente, credo, fattibile di prendere un romanzo, non è che si può prendere Guerra e Pace piuttosto che, insomma, Delitto e Castigo, metterci la musica a due o tre immagini e il gioco è fatto, assolutamente no. Cioè è nato come un sinolo di più cose diverse ed è diventato un unicum, e credo e spero che sia venuto fuori un buon lavoro artigianale, fatto con pochissimi mezzi economici, relativamente pochi mezzi tecnologici, quelli che ci davano già la possibilità di fare la nostra economia, però molte idee, e quindi spero che, insomma, alla fine il risultato sia interessante e che possa aprire delle strade anche per altri tipi di esperimenti di questo genere. Sì, il nostro interesse è cercare di coinvolgere il più possibile la cittadinanza verso delle iniziative che possano comunque avere al centro l'invito alla lettura e l'interesse per queste tematiche, e appunto, oltre che nella modalità più classica, diciamo, incontri con autori e scrittori, ci è sembrato giusto, opportuno e magari un valore poter affrontare anche delle tematiche nuove, quelle che hai accennato te, che rientrano, insomma, intorno ai grandi temi del libro digitale. E penso che sia molto importante approfondirle per la nostra, appunto, cittadinanza. Credo che l'incontro di stasera con questa storia, Gio Spatacchia, che è anche una storia interattiva, quindi molto particolare e coinvolgente, potrebbe essere davvero uno spunto per fare anche dei laboratori e percorrere questa strada nel futuro centro culturale, che credo appunto debba avere un giusto mix dei due aspetti, l'aspetto più classico e questo più innovativo. Penso che debbano andare di pari passi e costituire il perno per l'offerta culturale della nostra città. Il prossimo appuntamento sarà il 14 dicembre, sarà un altro incontro con uno scrittore fiorentino, Marco Vichi, e si svolgerà alla biblioteca comunale di Montevarchi.